Ricca, quindi speriamo che tiri fuori tutto quello che ha dentro e che porti combattimento dalla sua parte. Una Simona che insomma sotto la cura di Alessandro Duran, che ne ha in pratica insomma rilevato la gestione. Simona che ora fa parte del team Cavallari e non più della Opi 2000, parsa nell'ultimo match che l'ha riportata sul tetto d'Europa molto elastica, insomma più sciolta e anche più motivata rispetto agli ultimi match. Poi c'è stata questa sconfitta a fine anno in Germania per il titolo mondiale, ma la Kentikian insomma è una specie di Mayweather al femminile, davvero una pugile fortissima, e contro di lei Simona non ha sfigurato. E quest'oggi è un altro test assolutamente impegnativo, sembra quasi, Massimiliano, non vorrei esagerare, una sorta di semifinale mondiale. Qui chi vince guadagna forti crediti per un'ultima, per una nuova insomma chance di ritardo. Ma penso anch'io che chi userà da questo combattimento abbia delle grandi possibilità di fare un mondiale, quindi loro si giocano stasera moltissimo della loro carriera e ci si daranno. 10 riprese da 2 minuti ciascuna per Simona Galassi e per Galina Koleva Ivanova, in completo insomma più colorato, diciamo così, la bulgara Simona Galassi in completo bianco con calzoncino dorato, molto motivata, 50.3 al peso per Simona, 50.7 per la sua avversaria, che ce l'ha fatta però al secondo tentativo, sembra insomma che abbia avuto qualche problemino a rientrare nel peso la bulgara. Intanto il match è appena iniziato, in bianco Simona Galassi, campione in carica, sfidante al suo titolo europeo dei pesi mosca riconquistato nel mese di giugno del 2013, la russa Galina Koleva Ivanova, una mancina come lei, un pochino più alta di soli 3 cm, 168 per la Koleva o Ivanova, insomma che dir si voglia, 165 per Simona, che cerca subito di essere ficcante, ha provato a portare questo primo gancio destro. Siamo ancora, mi pare, nelle fasi di studio, vedo una Koleva molto molto rintanata. Sono fasi di studio per conquistare il centro del ring ed è giusto che stiano attente entrambi. Attenzione. Esatto, Simona deve stare sempre molto attenta, ci sono 10 riprese e c'è tutto il tempo che si vuole per poter sviluppare il combattimento. Lei aveva provato la bulgara a tirar fuori questo sinistro che sembra muovere insomma con una certa rapidità, credo che debba fare essenzialmente attenzione ai sinistri della sua avversaria, la pizzica col diretto destro, forza ancora, bravissima, sotto e sopra, ancora a pungere, in particolare col diretto. Sta prendendo un gran bel ritmo Simona in questa prima ripresa che è già oltre la sua metà. Ancora ha provato a portare il diretto destro Simona Galassi, sin qui addirittura un po' più incisiva comunque rispetto alla sua avversaria in una ripresa insomma non trascendentale. Attenzione, ha provato a distendere il sinistro là, Koleva Ivanova. Chiaramente adesso bisogna smaltire l'emozione e la partenza, che è sempre molto difficile perché non si olio, eccetera, eccetera. Però Simona mi sembra molto ben impostato in questo momento, sta mettendo il combattimento su un piano di velocità, mi sembra che sia leggermente più veloce dell'avversaria, quindi bene così per il momento. C'è in effetti questa impressione, a vuoto la Koleva Ivanova, invece Simona aveva ancora pizzicato con un altro diretto destro. Tutto sommato direi che Simona Galassi ha fatto qualcosa in più rispetto alla sua avversaria, potrebbe insomma essersi aggiudicata questo primo round. Sì, secondo i nuovi criteri dove il pareggio non esiste, secondo me questa è sicuramente una ripresa per la Galassi. E allora sentiamo l'angolo, credo proprio di Simona Galassi con Alessandro Duran. Diretto destro, gli ho metti sotto e scarica il sinistro sotto il gancio destro. Stai attento alla testa, quando vedi vicino che si piega. Non ti preoccupare, fa parte del gioco. E usa questa mano sempre qua. Ogni tanto, adesso col passare dei minuti, gli prendi il tempo, vai a. Sì, giustamente l'intenzione è parsa già quella, già chiara nel primo round, cercare di prendergli subito in tempo, e se conferma questa maggiore velocità rispetto alla sua avversaria può diventare un gran problema questo match per la 36enne bulgara. Seconda ripresa che inizia in questo istante, riprese naturalmente per la box al femminile da 2 minuti ciascuna. Prova subito a portare il sinistro, fortunatamente non è andata a segno la Koleva Ivanova. Destro sotto. Bene, è uscita
rientrata sono cose ottime queste di Simona, che sta facendo veramente molto bene. Eh sì, sotto e sopra con molta frequenza, e mi sembra che soffra questo lavoro. Qui a due mani la collega Ivano, ma almeno parzialmente avversario. Sta provando a mettere... Mi sembra che la bulgara sia tagliata, forse mi sbaglio, ma occhio sinistro sì. Mi sembra tagliato. No, destro. Occhio destro, sì, assolutamente, sembra perdere un pochino di sangue all'altezza dell'occhio destro la Koleva Ivanova. Attenzione alla sventola col destro della bulgara. Eh sì. Taglio che la può condizionare Simona, che la Simona quello che deve fare, entrare e uscire, perché se si ferma davanti diventa molto pericoloso il lavoro deve essere. Sì, è un taglio sull'occhio destro. Eh sì, ci conferma la nostra regia, taglio all'occhio destro. Bene, Simona Galassi scarica un altro sinistro, si sta disunendo la collega Ivanova, forse innervosita, condizionata da questa ferita. Questo non può che fare il gioco di Simona. Simona deve rimanere molto fredda, molto tranquilla, perché c'è anche il vantaggio adesso della ferita che potrebbe condizionare la volta. Infatti l'arbitro interviene, il signor Lossa Rosa. E allora vediamo. È un taglio alto, non dovrebbe essere pericoloso, almeno visto da qui. Sì, effettivamente dovrebbe poter andare avanti. Certo, questo non aiuta la Koleva Ivanova, può metterle fretta, può sicuramente insomma comunque un po' condizionarla questa verità. Mi ha ricordato l'ok. Riprende, riparte dunque il secondo round, siamo già nella sua seconda metà. Subito all'assalto, fa sbandare l'avversario, l'ha presa, l'ha centrata distendendo ancora benissimo il destro Simona Galassi. Non deve avere fretta assolutamente, deve prendere i suoi tempi e avere... Ed eccoci gli ultimi rintocchi, il suono del gong che sta per arrivare, tenta un'ultima sfuriata abbastanza bene, disordinata la Ivanova. E termina il secondo round, direi mi associo al bene di Massimiliano Duran, mi sembra Massimiliano un'altra ripresa, ma questa ancora più chiaramente della precedente a favore di Simona Galassi. Adesso chiaramente per Ivanova diventa molto complicato, c'è anche la ferita che la preoccupa. Adesso essere molto intelligente Simone, fare un combattimento di intelligenza cercando di prendere il tempo, perché sicuramente la bulgara tenterà di andare avanti e di fare qualcosa di più. E allora quella ferita si era già un pochino aperta, deve essere stata forse quella pizzicata col sinistro dalla corta distanza. Sentiamo intanto ancora l'angolo di Simona. Il piatto te lo faccio spezzare io, c'è un montante sotto, dai. Diretto destro, Simone. Sempre diretto destro. La terza ripresa che sta per iniziare, un buon avvio di match per la nostra Galassi, si lavora molto all'angolo della Ivanova per ottenere questo taglio all'altezza dell'occhio destro. Terzo round che è già iniziato, Simona Galassi, che difende il titolo europeo dei pesi mosca, potrebbe essersi aggiudicata le prime due riprese. Beh, la verità, Fabio, non mi sembra che abbiano lavorato molto bene all'occhio, perché comunque continua a perdere sangue appena è iniziato il combattimento. Sì, si è già riaperta questa ferita, si butta avanti la bulgara. È logico, lei adesso tenterà di accorciare un po' i tempi, perché difficilmente riuscirà ad arrivare con quella ferita fino alla fine, perché basta un altro colpo che si allarga e diventa complicato. Se per caso dovesse chiamare la seconda volta il medico, diventa complicato farla andare avanti. Sembra insomma un po' nervosa la Koleva Ivanova. Molto più tranquilla Simona Galassi, montante sinistro al corpo, un pochino lo ha sentito la sua avversaria che cerca di rispondere senza però efficacia con lo stesso tipo di colpo, ancora l'azione a due mani, ma direi morbida da parte della Ivanova. Quello che stupisce è ancora la reattività di Simona, che comunque a 42 anni dimostra ancora di stare su lì con grande velleità e con grande voglia. Intanto aveva messo un altro sinistro là sotto Simona Galassi un po', anche questo sembra averlo sentito la Ivanova. Ultimi 40 secondi, il terzo round già nella sua seconda metà, insiste il destro anche con grande scelta di tempo e cambia un po' espressione, ha sentito anche questo la Ivanova. È un lavoro quello al corpo molto importante, perché poi nel compito delle 10 riprese diventa importantissimo verso la fine, il lavoro al corpo paga sempre alla fine.
ultimi 20 secondi di una terza ripresa che sta ben conducendo Simona Galassi. Avanza piccoli passi, cerca un'ultima serie di colpi per magari convincere definitivamente il giudice. Ha preso anche però un destro, stavolta era entrata per prima e con precisione la Ivanova. Terzo round che se ne va, ha reagito un po' nel finale la Ivanova, ma mi pare che l'abbia abbastanza messa sotto Simona anche in questa terza ripresa. Sì, anche per me questa ripresa è ancora della Galassi, anche perché ha preso stabilmente il centro del ring e sta continuando a tenerlo con sufficiente tranquillità. Muove la cintura, stessa. Chiaramente adesso il combattimento è andato avanti, dovrebbe essere tutto a favore della Galassi perché esattamente la prende in velocità, in più c'è la ferita da parte della Bulgara. Diventa molto complicato. L'ha sentito quel montante sotto, le sente, le prendi tutte, metti le mani e passi sopra. Bam, boom, anche con la stessa mano, boom, boom. Eh sì, sotto e sopra continua. Sempre in movimento. Continua a chiedere a Alessandro Duran, vuole movimento e ripeto, sotto la cura Duran una Galassi effettivamente più agile e più elastica anche nel scaricare i suoi colpi rispetto al passato. Quarto round che sta per iniziare al Palazzetto dello Sport di Molinella. Partito bene questa prima difesa del titolo europeo riconquistato da Simona Galassi, che era già stata sul tetto d'Europa di Mosca nel 2007. In questo momento Fabio mi sembra che Simona gli abbia proprio preso il tempo, quindi diventa molto complicato adesso per l'Ivanova riuscire a riprendere i combattimenti in mano. Vedi che quando parte lei va vuota e quando parte Simona arriva sempre. Altra pizzicata tra interna col diretto destro ancora di Simona Galassi. Tende davvero a disunirsi, la Ivanova fa molta fatica a prendere le misure, soprattutto nel prendere il tempo, altro occhio di sinistro, rimasta un po' incerta sul da farsi la Bulgara, castigata dal mancino di Simona Galassi. Comunque vedi Fabio, la mano davanti per me rimane sempre la mano più importante, perché è quella che ti dà il ritmo, il tempo e la misura. Quindi chi sa portare bene la mano davanti c'è sempre un vantaggio enorme rispetto all'altro che magari non la porta. Poco efficace il sinistro di Simona, ma anche la replica della Ivanova non è granché. Già nel secondo minuto del quarto round è calato un attimino il ritmo, ma tiene sempre sotto controllo il match, prova ad andare con un altro sinistro meno basso di quanto magari voleva fare Simona. C'è anche da dire che c'è un caldo veramente torrido qua dentro. Sì. Che bello, molto bello il sinistro di Simona, molto bello. In replica un destro dell'avversaria solo parzialmente a segno, perfetta invece la risposta della Galassi. Ancora là sotto prova a mettere il sinistro Simona Galassi. Una decina di secondi, finta con il mancino. Vediamo se trova il tempo di finale o se trova un'altra combinazione. Qui incrociano un po' i colpi senza che succeda granché. Anche la quarta ripresa va in archivio. Sceso un pochino il ritmo, ma direi i sempre colpi migliori sono sempre di Simona, comunque quelli più significativi. Sono riprese che uno rischia di essere anche casalingo, senza ma forzare. Io lo sempre la vedo sempre a favore della Galassi. Sì, fa poi sin qui oggettivamente proprio fatica a prenderla, a trovare le misure la Ivano. Intanto abbiamo rivisto quel bellissimo gancio sinistro di Simona Galassi che un pochino ha scosso la Ivanova. Mette confonderti con questa gente qua, stai vincendo 5-0, ma ci devi dare un abisso di differenza. E giustamente Alessandro Duran tiene alta la concentrazione di Simona. Alessandro pretende sempre il massimo, giustamente, perché bisogna tenere comunque la concentrazione molto alta, non rilassarsi mai durante il combattimento. Fa bene a dire così, a fargli fare tutto quello che deve fare. E questo per Simona il 24esimo match in carriera, campionessa del mondo anche Simona Galassi sempre nei pesi Mosca e poi lo è stato anche nei Super Mosca, adesso però è tornata nella sua insomma categoria naturale. Già iniziato il quinto round, si avvicina al giro di po' di metà match, probabilmente con un certo vantaggio Simona Galassi, però insomma tenere sempre molto alta la concentrazione. Attenzione al sinistro in avanzamento della Ivanova, che ha iniziato
con più di determinazione questa ripresa, cerca di essere lei la prima a entrare, vuole essere un po' più aggressiva. Eccolo il sinistro quasi a mano aperta, ma un pochino è entrato per la Ivanova. Sicuramente comunque è un avversario, come sapevamo, Davide, perché tecnicamente è molto bravo, chiaramente da sempre tenuta molto 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 sotto pressione. Eh sì, sicuramente il migliore avvio di ripresa per la Ivanova in questa numero 5. È testata qui, direi testata. Ah, è rotta. Sì, sì. Sì, è uno spacco, brutto taglio. E qui si va, credo, si dovrebbe andare alla lettura dei cartellini. Dopo la quinta ripresa per quanto riguarda lei. Ai. Che ripresa siamo? E questa è la numero 5. Bisogna che finisca la quinta ripresa. Per confondermi, mi ero anzi confuso. Eh sì, non bastano in questo caso i 4 round. Qui bisogna... Sì, allora l'arbitro ha stoppato il match. Credo che si vada alla lettura dei cartellini. Sì, allora adesso dovrebbe esserci, forse per le donne, per gli uomini è dopo la quinta ripresa. Per le donne allora vale, probabilmente sarà prima, perché hanno le 10 riprese invece che le 12. Assolutamente, per cui insomma non c'è il no contest, non c'è insomma il pari tecnico, il nulla di fatto che dir si peccato voglia. Perché sta sviluppando un bel combattimento. A questo punto penso che la Grassi avrà sicuramente vinto, perché l'impressione che abbia vinto insomma in maniera netta. Peccato però, come hai giustamente appena detto Massimiliano, peccato insomma per il match che poteva venire fuori molto interessante. Sembrava stesse cominciando a reagire in questa quinta ripresa la Koleva Ivanova. Direi che non ci sono dubbi sul taglio procurato da una testata assolutamente accidentale. Il taglio è profondo, ovvio che non possa proseguire il match. Sai, il taglio alla fronte, alla testa è sempre molto pericoloso perché sanguina tanto. A me è capitato nella difesa del mondiale a Palermo contro Vambe, purtroppo mi ero tagliato addirittura un'arteria e ho rischiato veramente pesante quel giorno, perché ho perso quasi 3 litri di sangue. Quindi è giusto tutelare comunque la salute dei ragazzi. Assolutamente. Poi, tanto più se poi sono ragazze, che è giusto che abbiano tutti, che siano, ci si comporti come con gli uomini, però tutelare l'immagine anche del pugilato femminile è importante. E poi insomma, come hai giustamente detto, Massimiliano Dura, insomma, una vita nel pugilato, e lì un tipo di taglio in quel punto non c'è niente da fare. Se ti tagli lì non lo puoi contenere. Sì. Monitor. Giusto il decretare insomma naturalmente l'interruzione del match, e si andrà, ripeto, alla lettura dei cartellini, che dovrebbe insomma riconfermare sul tetto d'Europa dei Mosca Simona Galassi. Almeno insomma questo noi abbiamo visto, è sembrato abbastanza chiaro anche il predominio, insomma la superiorità espressa da Simona nei primi 4 round. In questa ripresa numero 5 era partita sicuramente meglio che nelle precedenti la bulgara Koleva Ivanova, poi però questo contatto insomma accidentale e naturalmente l'inevitabile interruzione del match. Intanto Fabio, facciamo una cosa che di solito non si fa mai, ma che invece è utile per gli spettatori, e diciamo anche i risultati dei combattimenti precedenti. E allora andiamo oltre, siamo sempre in attesa, ripeto, di conoscere il parere dei tre giudici, anche se dubbi non dovrebbero essercene, ripeto ancora. I giudici all'Osa Rosa, che era poi anche l'arbitro, il signor Brien dalla Germania, un altro spagnolo, Lazaro Carrasco. Il supervisore è il dottor Carlo Nori, che è anche il presidente di Lega Pro Box, l'ente che in pratica insomma gestirà
credo dal 2016 in maniera insomma autonoma, il professionismo italiano, e sta già facendo peraltro un ottimo lavoro Lega Pro Box, ma non soltanto da adesso, ormai insomma già da 2-3 anni. Fabio, in realtà si spera che la Lega, che poi diventerà Federazione Pro Box, assolutamente, questo diventerà, parta molto prima che dal 2016, si spera di farlo partire già da giugno di quest'anno, quindi fra qualche giorno insomma. E sarebbe molto ma molto bello, insomma staremo a vedere. Adesso allora sentiamo anche noi come hanno deciso i giudici per questo match, anche se ripeto ancora, dubbi, discussioni non dovrebbero essercene, il pubblico fa già, anticipa insomma la festa. Allora vince ai punti per arresto del combattimento a 1:12 della quinta ripresa Simona Galassi. La vittoria di Simona Galassi, non c'è stato comunicato il punteggio nello specifico, ma insomma io credo che almeno 4 punti di margine li possa avere Simona Galassi, ha fatto il suo dovere. Gli applausi del suo pubblico, c'è un grande striscione, Simona la regina, con anche la corona per Simona Galassi. Peccato, d'altra parte sono cose che possono succedere nel pugilato, è molto importante nella box cercare di far bene già dal primo round, perché poi possono succedere cose come queste. La vittoria dunque di Simona Galassi, che ha battuto ai punti, match interrotto al quinto round, la bulgara Koleva Ivanova, e si è riconfermata campionessa d'Europa dei pesi mosca. Un saluto da Fabio Panchetti e da Massimiliano Dura. E viva il pugilato!